Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo video dedicato esclusivamente all'industry. E come vi avevo anticipato la settimana scorsa quando abbiamo parlato di Ubisoft, questa volta parleremo di Bethesda, compagnia ormai popolarissima, compagnia ormai amatissima, e devo dire che i motivi ci sono tutti, ma Bethesda non è sempre stata quella straordinaria compagnia che conosciamo adesso, o meglio, lo è sempre stata, ma prima lo sapevamo in pochi. Perché? Perché praticamente l'avventura di Bethesda nel mondo dei videogiochi è iniziata in sordina, diciamo. Non aveva il clamore di adesso, ma era nota principalmente per una saga, che è quella di Elder Scrolls. Questa saga, diciamo, che ha dato il via a quello che poi sarebbe diventato l'intero parco titoli di Bethesda e che avrebbe poi permesso a tutti noi di amarla tanto quanto la amiamo adesso. Ma diciamo che appunto tutto è cominciato con The Elder Scrolls, una saga che ha gettato le basi per quelli che sarebbero poi stati giochi di ruolo all'occidentale del futuro, saga che ha permesso a Bethesda di raccogliere il quantitativo di soldi necessari per poi appropriarsi dei diritti di un'altra saga particolarmente amata adesso, che è stata quella di Fallout. Nel 2004 infatti Bethesda si è accaparrata i diritti di questa famosissima saga da Interplay e ha sviluppato lentamente Fallout 3, quel Fallout 3 che diciamo è stato un po' una rivoluzione in campo ruolistico e che ha dato prova al mondo di quale fosse il reale talento di Bethesda. Da quel punto in poi Bethesda è poi decollata nel vero senso della parola, perché poco dopo è arrivato Fallout New Vegas, altro successo, sebbene non paragonabile a Fallout 3 in termini qualitativi, almeno secondo il mio modesto parere, e quella è stata, diciamo, un'altra immissione di soldi, perché Bethesda guadagnò l'ira di Dio, che gli permise poi di investire in altri progetti. Progetti come Rage, che sappiamo tutti che non è stato magari quel capolavoro che tutti ci aspettavamo, ma comunque un gioco più che discreto. Hanno potuto investire su Brink, che anche lì gioco un po' così, e hanno potuto investire sulla creazione di Dishonored, un gioco straordinario sotto tutti i punti di vista, che adesso, a breve, insomma a breve, tra qualche tempo avrà anche un attesissimo sequel. Diciamo che quindi Bethesda, dopo questa fase iniziale in cui non era particolarmente conosciuta, ha saputo investire bene. Ma qual è stata la chiave di Bethesda? Bethesda è una di quelle poche compagnie che non sembra aver mai inseguito facili guadagni, ma al contrario sembra aver pianificato ogni mossa con in mente sempre e comunque la sua community, e credo che sia stato proprio questo il fulcro, diciamo la chiave del suo successo. Un successo che è passato per l'amore della community, un successo che è dovuto al grande supporto che tutti quanti noi abbiamo sempre dato a questa straordinaria compagnia che poi adesso è diventata una compagnia ai livelli, insomma, più alti possibili, e di conseguenza ha potuto anche investire su progetti che notoriamente non ha trattato, tra cui Survival Horror, perché come ben sappiamo è merito di Bethesda se Shinji Mikami ha potuto finalmente riprendere in mano un progetto come si deve e dar vita a quello splendore che è The Evil Within. Ma Bethesda ha in serbo per noi ancora tante cose. A breve arriverà il nuovo Doom, arriverà Fallout 4 tra pochissimo ormai, e arriverà anche, come dicevo prima, Dishonored 2, senza contare un ipotetico nuovo Skyrim che secondo me non tarderà ad arrivare, per il semplice fatto che, come dicevo prima, Bethesda è una compagnia che ascolta attentamente i suoi fan e cerca sempre e comunque di accontentarli al massimo delle proprie possibilità. Per cui direi che Bethesda ad oggi è sicuramente una delle compagnie più forti che ci stanno, una delle compagnie più solide che abbiamo nell'industria, e devo dire che tutti i successi che stanno ottenendo sono assolutamente meritatissimi, per il semplice fatto che, appunto, lo ripeto un'altra volta, Bethesda crede nei suoi fan, crede nei consigli che tutta la community cerca di dare costantemente e risponde colpo su colpo con successi sempre superiori a quelli precedenti. Quindi ragazzi, direi che a questo punto questo breve video di recap sul passato, il presente e anche un po' il futuro di Bethesda si chiude qui. Io vi do appuntamento alla settimana prossima, dove ovviamente tratteremo un'altra compagnia dell'industria cercando un po' di ripercorrere tutto il suo percorso negli ultimi anni, insomma. Per cui grazie come sempre di avermi seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.